No, questo qua l'avevo letto, no? Sì, questo qua l'avevo letto. Allora, qua non si può mettere da nessuna parte. Quindi rimane questo trabicolo che non c'è niente. Il dodecaedro più bello di sempre. Sì, ma io lo sto odiando perché non mi fa fare niente. Queste cose qua le posso togliere. Magari andando indietro nel tempo, magari vedendo cose strane. A sinistra nel pilastro in basso. No, a sinistra in basso, sì, a sinistra in basso. Vediamo. Qua. Tu lo sai dove metterlo i fiocnovn da Timenlu? Ma c'era sto coso, ma non avevo visto che c'era un mini tasto minuscolo. Vabbè, ok, questo non era di intelligenza, dai. Questo era solamente spirito di osservazione. Quindi, ragazzi, no, non sono ancora stupido. Non sono ancora stupido. Ma grazie mille. Chi è che l'aveva scritto? Grazie, Daryl. Cos'è sta roba? Ok, no, vai bene, vai. Ok, e vai così. Ok. Questo parecchio. Allora, aspetta, aspetta un attimo, aspetta. Con calma, giovanotto. Cosa abbiamo aperto qua? Qua non possiamo vedere niente di ciò che abbiamo aperto. Scusa, qua? Qua non mi fa fare più niente? Eh no. Non è ancora stupido, è solo cretino. Ah, questo coso qua. Ci sarà un modo in cui mettere sti cosi per farlo funzionare? Ma così ha senso perché si apre? Cioè, si toglie Ma la investire chiusura? un nero in bici potrebbe essere la tua. No, Ivan. No, Ivan, è sbagliato ciò che hai detto. È molto sbagliato. Ah, si può aprire questo adesso. Una pala. Una chiave metallica con la testa a croce. Posso tormentarla? No. Ok, vediamo se la posso usare qua da qualche parte. No, ci sculaccio le persone con sta cosa. Tieni, una chiave metallica con la testa a croce. No. Ok, abbiamo una chiave metallica con la testa a croce. Ora che abbiamo la chiave metallica con la testa a croce, dobbiamo trovare una qualche cosa a croce. Vediamo se qua ce n'era qualcuna, che non me lo ricordo. È un po' che non giochiamo. Qua mi pare che non ci fosse niente al quale applicare una chiave metallica con la testa a croce. Ho una chiave metallica con la testa a croce, ragazzi. E non ho paura di usarla. No, secondo me si lavora solamente lì adesso, perché sto coso qua l'abbiamo già toccato e sgraffignato. Questo ne ho già abusato. Quindi. Qua c'è roba. Qua non si può toccare niente. Qua non si può toccare niente. Ok. Aspetta, forse qua c'era. No, ma vai, guarda bene, guarda. Forse qua c'era. Ecco, questo coso, forse. Ole, ok, sì. Mi sono ricordato per una volta. Ok, si apre anche questo scompartimento. E c'è la Madonna, cosa c'è? Un oggetto geometrico inciso. Oh mio Dio, no. Oddio, è la fine. Ok, questo va così. Questo va così. Ah, vabbè. Poteva essere peggio, eh. Bella Biddo, sono suo fedelissimo da ormai 6 anni, anche se di solito non scrivo mai Grazie, shit. Robbe. Continua così. Grazie mille, Robbe. Gentilissimo. Grazie mille, grazie. Grazie mille. Ma Sto cosa? cercando Anno in giro con le maglie larghe, L'ho messo lì. perché vanno fieri di tutto il cotone No, raccolto. Ivan, no. Grazie per i bits. Robbe, grazie per i 5 mesi. Grazie mille per i 5 mesi. Gentilissimo, e anzi, mi segui da 6 anni. Quindi grazie mille di cuore. Grazie mille, gentilissimo, davvero. Grazie mille. Grazie mille, Robbe, gentilissimo. 6 anni sono veramente tanti, quindi grazie. Anche per il continuo così. Grazie mille. Allia, che ansia! Testa di caprone. Testa d'ariete metallica. Ruota dentata grande. Oh mio Dio. Ok. Aiuto. Ok, qua ci va la ruota. No. Sì che ci va la ruota qua. Oh! Ma ci va la ruota. Ok, lì non ci va la ruota.
Andiamo a vedere qua. Andiamo a vedere qua. Ah, tua sorella impanata nella merda. Dai, non voglio guardare lì. Ci metto la testa, eh. Ok, guardiamola un attimo. Ah, vedi che c'ha l'inghippo incredibile. Guardiamo questa. Ok, allora, questa c'ha un cosone da mettere in un cosone. E ci può andare la testa qua? No? Ragazzi, io provo. Non lo dico perché deve capirlo il re. Eds. Lo capirò al volo. Non è che qua ci va l'ingranaggio? Sembrava strano. Allora, dove potrebbe andare la testa di un ariete? Perché qua non ci va né l'ingranaggio né la testa. E non mi fa guardare. Aspetta, magari me lo fa guardare così. No? Ok, no. Queste cose ora non mi servono così. Io là non posso più guardarci. Là sopra non posso più guardarci. Qua sotto c'è qualcosa. Pare di no. Ok. No, non è un continuo di Verum, ma è un gioco molto molto simile. Secondo me bisogna illuminare quest'altra parte di stanza, perché qua c'è un botto di roba. Anche qua, vedete, c'è chiaramente qualcosa qua dietro. E qua c'è una parete che chiaramente gira. Lì c'è un velivolo. Dove me la infilo una testa di ariete? È difficile. Lì, qua dalla catapulta, non credo sia possibile fare niente. Perché ha tutti gli ingranaggi che gli servono già. Questo coso non si sa cosa. Ah sì, questo coso ci aveva messo della roba, mi sembra. Però non credo che gli serva niente. No. Ivan, Madonna, Ivan. Un nero va ad iscriversi a scuola. Buongiorno, vorrei iscrivermi. Certo, che ramo sceglie? Non posso avere un banco? Ok, basta. Grazie, Ivan. Grazie Ivan. Allora, cioè no, grazie Ivan, no, è sbagliato. Devo capire, devo infilare sta cavolo di testa di ariete. Questo qua è a posto, questo è a posto. Ragazzi, non capisco niente. Questa parte qua mi sto bloccando proprio. Sto coso qua non mi fa far niente, non mi fa toccare né niente. Non mi fa toccare. Se voi sapete qualcosa, ditelo, ragazzi, per il bene della live, perché sennò sto qua mezz'ora. Se stessi giocando per conto mio, chi se ne frega, se sto fermo mezz'ora, pazienza. Ma dato che sono in live, non posso. Qua sopra non me lo fa. Madonna, che fastidio, però. Qua sotto non c'è niente. Qua sotto non c'è niente. Aspetta, questo qua cos'è? Aspetta, 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 aspetta. Forse ho visto qualcosa. No, sembra che sia un Ma i tuoni pulsante. prima di arrivare si sentono male perché hanno l'ansia da prestazione? Ma basta, ma basta. Niente, qua sul fuoco non ci posso mettere niente. Più che altro è che non so dove possa essere un buco per quell'affare. Devi mettere la maniglia nel cassetto. Cosa vuol Devi dire? mettere la maniglia nel cassetto. Cosa diavolo vuol dire? Non capisco cosa voglia dire questa frase. E il cassetto era questo. Ma poi quale maniglia? Di cosa parlate tutti? Cos'è la maniglia? Qua c'ho solo sti cazzini qui che non posso più toccare, fra l'altro. Ah, perché. Ah, hanno svitato il cassetto dall'altra parte. Davanti alla catapulta c'è un buco. Seriamente? Ah, questo buco! E no, neanche. Questo buco? Ma non lo vedo! Grazie. Ragazzi, sono cieco, ma era invisibile. Grazie, ragazzi, che ero invisibile. Ok.
Manovella metallica incisa. No, dammi di più, non lo so cosa farci con questa. No, 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 no. Oddio, guarda che brutti. No, aspetta, questo qua forse va qua. Aspetta, aspetta. Questo qua forse va qua. Sì. Comunque, ragazzi, era invisibile quel buco, dai. Lo abbiamo detto in 50. Ma c'è un po' di ritardo, lo sapete. E poi cercavo di non guardare la chat timidamente per provarci. Cosa diavolo sto guardando qua? Questa è una corda? Sì, questo è un pezzo di corda. Ok. Questo che diavolo è? Allora, vediamo un po'. Abbiamo qua una serratura. E qua un qualcosa. Grazie al cazzo che lì c'è un qualcosa. E non ci sono cose strane. E là! Però posso andare indietro nel tempo. Oppure avanti. Wow! Aspetta! Allora, in pratica ci va qualcosa lì nella torre che gira. C'è una chiave che gira due volte, si apre e poi devo muovere le torri e viene via il tetto. Ok. Ma io devo infilare qualcosa qua nella serratura. E per farlo mi serve una chiave. Perché questa sera mi sto bloccando ovunque? Che fastidio. Aspetta che qua c'è qualcosa. Vieni fuori, bastardo. Crepa, bastarda. Ok, allora lì non posso farci niente. Qua in questo buco c'è qualcosa, no? Vediamo se in questi due c'è una chiave. Ovviamente no. C'è solo una stupida corda. Stupida corda. C'è lì un coso, ma non me lo fa toccare né guardare. Io mi metto a piangere. Se mi metto a piangere funziona. Dai, madonna. Eh sì, vedi, viene via tutto. Però la prima cosa che fa è girare una cosa lì nella torre, vedete? C'è un qualcosa che gira nella torre. C'è un qualcosa, c'è una chiave da qualche parte. Allora quell'affare lì non va lì. Allora andrà qua? Andrà qua allora. Dove non si sa, ma andrà qua. L'autismo prevale sulla regione. Cita Esposeidon. Sulla ragione, credo. Comunque immagino sia una sua cheat. Immagino. Questo cos'è? Questo è per caricare la catapulta. Ma cosa serve? Sto dando fuoco al tutto. No, non è lì. Dove metto sta rotella? Io mi metto a piangere. Qua Zaea proprio. Sa, anche se non serve, chiaramente. Non voglio toccare, non toccare, tocca tutto. Ragazzi, sta parte è troppo difficile. È veramente troppo difficile per la mia scarsa intelligenza. E niente, la Vind mi dà 3 euro al mese e lì sputtano così voi là. Alla vista un umile veterano del vaudeville chiamato a fare le veci sia della vittima che del violento, delle vicissitudini del fato. Questo viso non è vacuo vestito di vanità, ma semplice vestigia della vox populi, ora vuota, ora vana. Che bello. Che poi è ancora lungo in verità. Ah, qua mi serve qualcosa per poter darci fuoco? Ci sparo? Perché qua non posso fare nient'altro. Qua c'è un mini buco? No. Provo a vedere quella specie di parapetto in legno. No, non me lo fa toccare. Mi sembra di averci provato anche prima. Non me lo fa toccare il parapetto qua. Le candele.
la corda lì. Anche qua non me lo fa toccare. A meno che non devo provare a darci fuoco. Sparagli, sparagli. Ok, facciamo così. Giro un secondo sta cosa qua. Allora, la metto un po' dritta così. Ancora un goccino. Ok. E io provo a darci fuoco. Io provo a dare fuoco a tutto, vediamo. Ci provo. Lui le corde no, non gli tira, gli dà fuoco. È l'unica cosa che posso fare. Non ho capito se c'è passato attraverso o se l'ho sfiorato. Ok, adesso è perfetto, vai. Gira, gira. Gira, gira. Gira. Siamo in roteo. Grazie Ivan comunque, grazie. Ok, non gli posso dare fuoco. Però questa rotella da, qua, da qualche parte la devo infilare, dai. Qua forse? Qua no? Posso toglierla sta chiave? No. Qua posso attaccare, qua posso attaccare. Non c'è un posto dove posso attaccare sta ruota della minchia. Il parapetto qua di legno non posso toccarlo. Ragazzi, mi sa che devo fare qualcosa qua. La corda non posso farci niente. Qui sulla parete non c'è niente da toccare di strano. Qui la corda neanche. Non me lo fa tirare, ragazzi. Non me lo fa tirare. Piromane as fuck. Non me lo fa tirare. Sti buchi qua sono io. Non sono. Ok, dammi un aiuto. C'è un oggetto a forma di disco sotto il castello d'oro. Provo a guardare più da vicino. Ma vaffanculo. Ma pensavo che non si potesse più toccare. Ma dai. Io piango. Dai, no, piango. Non si può. Non si può così, dai. Fammi un po' vedere qua la ramanzina. Su, fammi vedere. Fammi vedere. Mostrati. Ma mostrami un po', mostrami. Quanto difficile. Allora. Due giri in senso orario. Due giri in senso orario. Destra. Non ce la farò mai a farlo a memoria. Quindi. No, nel senso anti-orario. Ok, allora. Così. 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 E così fa, eh? È così che fa. Ma così lo fa lui. Allora, fa i due giri, no? Poi li abbassa. Ma devo anche beccare l'angolatura giusta. Tipo il secondo è meno inclinato. Quello a sinistra è meno inclinato di quello a destra. Ok. 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 Like this and like that. No! Cosa? Questo va così. Sì! Sì, che difficile! Via tutto, via tutto! Ho tirato la corda, tutto qua rimane appeso. Ma chi è il pazzo che crea queste cose? No, dai! Ok. Beh, che è sta cippa? Basta fare cose strane! Un coltello pieghevole. Aprilo, va. Aia, sono armatissimo! Cosa ci faccio col coltello? Taglio la corda! Vai, taglia. Fammi lo zoom però. Taglia, taglia. Taglia, taglia.
Saea. Allora. Ma sì, taglia giusto. Mamma mia. Ez. Leva sto piccinin qua. Leva, leva. Ok, apriamo qua. Non me lo fa aprire da qua. È la fine, insomma. Ok, mettiamo l'ingranaggio. Sì. Oh, ok. Ora questo diventa un bazooka. Cosa succede? Cosa? Oddio no. Ah! Dai, cosa devo farne? Oddio mio. Perché mi fai questo? Oddio, dai, però azza. Sì. Manovella incisa a forma di colomba. Dove la metto? Aiutatemi. No, basta. Qua sopra. Sì. Ah. Ah. Un esagono. Oddio mio. Ok, se giro la base si eccita. Ha un'erezione se giro la base. Quanto? Quanto? What the fuck is... sì, mamma mia. Neanche il re riesce a superare questi enigmi, Felsbadman. No, ce l'ho fatta. Ok, e ora? Guarda che l'ho girato tutto, eh. Lo fanno apposta, mi odiano. L'avevo girato tutto e non bastava? Basta, ah, c'è un cazzino qua. Ma cosa? Cos'è quella bertuccia lì in alto? Ecco. E ora? Qua? Cosa mi rappresenta questo oggetto adesso? Dai! Aiuto! Monca Mega! Lo metto nel fuoco? Potrò mettere qualcosa nel fuoco in questo video, in questa live? Non so cosa farci, sinceramente, con sto coso adesso. Mi sa che uno scomposto e c'è sta cagata in alto. Mamma mia. Lo metto qua? Qua sotto lo metto. Te, begatelo. Là. No. È un contrappeso. Attacco alla corda? Quella corda? Allora, lo prendo qua magari? Sto cosino qua? No? La corda non posso toccarla, ragazzi. La corda non è affar mio. No. La corda non è affar mio. Questa parete non posso alzarla. E io volevo bruciarla, ma non si può. In quanto pare in sto gioco do fuoco a qualunque cosa io. Cerco almeno di dare fuoco a qualunque cosa. Dove lo metto? Qua non ci può stare, gigante. Là sul mappamondo, sopra il mappamondo? No. No, è per forza qua pure questo, solo che non capisco come. Devo ancora mastrussarlo, non credo. Aspetta, forse devo guardarlo così. E allora forse così? No, non credo. Si sta riferendo alla cosa di prima. No. Ti dico se c'è un'inquadratura che non hai ancora visto. Cerca bene nelle pareti della stanza. Ti dico solo che c'è un'inquadratura che non hai ancora visto. Cerca bene nelle pareti della stanza. Io vedo che c'è una fune da qualche parte. Se quello è veramente un contrappeso. E qua non lo posso mettere. Non mi pare ci sia niente a cui appenderlo qua. No, qua no. E io sto guardando le pareti, ma non vedo una sega.
Là c'è niente. Quello lì è troppo in alto. E lì, e girarmi di qua non posso girarmi. A destra c'è un'area che non è visitata. Ma qua non posso andarci, ragazzi. No, no, non posso andarci qua. Là c'è una fune. Sì, potrebbe sembrare da contrappeso, in effetti. Però vedete che non mi fa girare lì. Non mi fa guardare lì. Sì, si vede che c'è una fune qua. Bella Diddo, finalmente ho anche io i care e posso scrivere merdate. Tipo, lo sapevi che Luigi XIV di Francia soffriva di numerosi mali, fra cui la fistola anale? Ora lo Aia! sai. Non volevo saperlo. Aiuto! Macchina per intagliare le lime. Achievement sbloccato a caso? Sì, ma tutti gli altri che mi doveva sbloccare non me li ha sbloccati sta merda. Ok, ma non mi serve venire qua. Non mi serve a niente andare lì. Andiamo a vedere là in fondo? Si può? Voglio vedere là in fondo io. Sul parapetto vicino alla catapulta. Non mi fa fare niente. Non mi fa fare, ragazzi, non mi fa fare. Non mi fa fare. È 2 ore che. Guardate che sto cliccando come un pazzo, eh. Non mi fa fare niente qua. Il parapetto, ragazzi, io sto cliccando ovunque. Sto cliccando ovunque. Ragazzi, sto continuando a cliccare. Non so se sia buggato che. Okay. A destra dove eri prima c'è una fessura. C'è una fessura? Ricordi quando hai detto qua? No, ecco, era Lilul. Qualcuno di quelli ha detto. No, non me lo ricordo, Ivan, per niente. Non mi ricordo per niente quando ho detto qua, no. Era lì, ovviamente. Io non vedo fessure qua. No, non vedo fessure qua. Vabbè, tra un po' mi sblocca il nuovo aiuto, ragazzi. Perché non mi. Tranquilli che fa finta, Ezio. Perché non mi interagisce con nulla. Non mi interagisce con nulla. Forse questo parapetto? E neanche. Non ci sono fessure qua. Non mi fa fare niente qua. E qua neanche, comunque, eh. Sto cliccando ovunque, ma no. No. A destra, quella non è la destra, ma anche qua non mi fa. Qua? Minchia! Sì, però, cioè, dai. Comunque, io pensavo a destra, ma alla destra venendo da qua. E quindi questa è la destra, cioè, venendo da qua, quella è destra. Se era alla sinistra. L'ho capito, comunque, l'ho capito. Aiuto. Che ora è? Ok. Cosa sto fa allora? Ah, sto guardando nel buio. Ho trovato un ornamento forgiato. E basta. Questa mi sembra più una chiave che un ornamento forgiato. Ok. So anche dove infilarla, credo. A destra del muro con la fessura a forma di cuboide, là c'è una vagina Va volante. bene, grazie forse per la vagina volante. Grazie, tutto molto chiaro. Cosa mi sta facendo guardare? Tutto molto chiaro, grazie. Vagina volante. No, credo di aver dimenticato qualcosa là dentro, perché qua non posso comunque fare niente. Ok, sì, credo di aver scordato qua qualcosa qui dentro. Ai lati non c'è niente. No, allora entriamo. Allora, cosa posso aver dimenticato? C'è un affare lì in fondo che non si capisce cosa sia. C'è della roba qua. C'è questo coso. Che okay, vediamolo al passato. Non c'è. Ma no, lo so quella è la destra, quella è la sinistra. Ma io pensavo dall'altra parte. Comunque mi ha dato una chiave che non si può usare. La torre d'assedio sulla scrivania. Ma basta con sta torre, non c'è niente, non ci sono più buchi qua. Cosa ci faccio con una chiave qua? Questo coso? Oh mio Dio.
Cosa? Sono un po' confuso. No, non voglio farlo ancora, voglio andare lì. Quel coso lì? Cosa serve mettere sta fare qui dentro? Poi mi ha inquadrato la torre. Ci sono questi due tizi. Mamma mia, se è difficile. Cos'è? Funge da mirino, tipo? Con l'affare lì. È tipo un mirino? Mi sa che è un mirino. È un mirino, mi sa. Vedi? Vedi che c'è un bersaglio là in alto, vedi? Ok, l'ho capito finalmente. Ok, quello è un mirino, quindi spostiamolo. Ok, vediamo se così lo sto mirando. No. Ho capito. Sto barando tantissimo, ok? Vediamo così. È ancora un goccio. Beh, è un casino mirare così, scusa, eh. E così dovrebbe essere perfetto, in teoria. Vai! Great! Ok, allora ancora. Va bene, devo solo spostare un goccino a destra. Un goccino a destra. Sì, la colonna sonora è figa, è vero, è vero. Ipnotizza abbastanza. Ok, provo adesso. Finally, mamma mia, aia, che ansia! Sì, ma che ansia, ragazzi. È un mirino, è un marrano. Oddio, no, questo sarà il delirio con le sta. Cos'è sta roba? No, è la fine. È la fine. Posso entrare qua dentro e andare oltre adesso? Grazie. Ah, ma cosa sto vedendo, scusa? Ah, ma è una proiezione, non è. Cioè, è una proiezione di una stanza. Cosa? No, dai. Oddio. No, ti prego. Ok, questo deve stare così. Questo deve stare così. Più o meno. Sì, questo qua è giusto così. Ok, e questo deve stare. Ah, ma si muovono! E come faccio io? E come faccio io? Aspetta, lo metto un po' indietro. Ok, sì, vado indietro un po' con entrambi ora. Ah, quello là va indietro molto meno, però. Quello là va indietro molto, molto meno. Oh mio Dio, ragazzi, non sono capace a fare questi qua io. Non sono capace, no, non sono capace. Merda, no, ragazzi, non sono per niente capace. Ok. Piano. Sì! Oddio, ok. 11:52, ok. Ragazzi, controllo solo che F stia bene. Ok, no, perché sapete che c'ho la febbre. Ok, scusate ragazzi, sapete che sono preoccupato. Allora, questo cos'è? Se stai leggendo questa lettera significa che mi hanno permesso di tornare al laboratorio e che le mie problemi si sono arrapate. Il grande pericolo non riguarda solo il mio ultimo lavoro, ma devi continuare. Segui i segni e le tracce che ti ho lasciato. Mamma mia, ti odio. Cos'è sta roba? È così? Quanto ho messo male? Così è giusto. Così è messo giusto.
Oddio, perché me lo devi far vedere nel passato? Cosa, cosa, cosa? Ah, pure? Pure l'uomo vitruviano? Sì! Il calice di fuoco. Cosa succede? Ah, devo anche girare sta merdata. Dammi il calice, arrenditi, dammi il calice, basta. Allora, forse deve essere allineato qua. Forse. Sì. Sì, baby. Ok, abbiamo il calice. È caduto per terra, l'ho buttato per terra. Trema tutto, trema. Ma io non me lo aspettavo. Ma io non me lo aspettavo. Ma fermo. Ma e tutto il resto della stanza non lo devo toccare? Ah, era solo di belle. Erano le statue e non servivano a niente. Ah, però. La torcia? Aiuto. C'è qualcosa da toccare. Eccolo qua. Ok. Posso prenderla? Sì. Monca Mega? C'è qualcuno? Fuggi, fuggi! Ma che ansia! Che ansia incredibile! Buonanotte, Tommy! Io vado. Grazie mille della tua compagnia Buonanotte, buonanotte, buonanotte! stasera. Buonanotte a te. Buonanotte anche alla chat. E Ok. buonanotte di nuovo e alla prossima. Siamo in Sì, un'area io lo dico. inquietante. Siamo in un'area creepy con le statue della morte. Ok. Qua c'è un lampione, una finestra. Ok, siamo nel giardino, quindi bene, bene, bene. E Monca Mega. Eh sì, ma c'era qua. C'era. C'è un qualcuno che ci segue, ragazzi. C'è un qualcuno che ci segue. Ok, però è un peccato incominciare quest'area adesso per 5 minuti, che sono... Ok, sono i 56, no. È un peccato incominciarla ora e poi stopparla nel mentre l'abbiamo incominciata. Quindi quest'area nuova, che è totalmente nuova, la incominceremo nella prossima parte. Già qua c'è della roba. Morse. Lo Qua sai c'è... che in media uno uomo su 400 è così flessibile da riuscire a praticare l'autofellatio? E io non sono Magari. capace. No, non ci riesco, ci ho già provato, non ci riesco proprio. Ci ho fatta? Era giusto? No, non credo. Quindi, ragazzi, non ci riesco purtroppo, Ila. Grazie per i bits. E niente, ragazzi, buonanotte a tutti. Quindi, ok, però sono contento che siamo arrivati qua. Sono contento. Dai, stiamo andando bene. Questa sera alla fine siamo andati bene, eh. Questa sera alla fine siamo andati bene.